Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì 19 ottobre, una giornata particolare per me perché sarò oggi alle 12 a Milanello per una lunga intervista a Ficaio Tomori che andrà prossimamente sul sito di starcasino.sport. Tante domande per questo grande nostro campione e parleremo del momento del Milan, parleremo del suo momento, della sua storia. Ieri sera ho fatto un po' tardi perché mi sono messo a vedere Bootcamp su X Factor. A me mi intriga molto il discorso delle sedie, sapete come funziona. I giudici hanno la loro squadra di 12 elementi, ne devono scegliere 6, ne mettono 6 sulla sedia, poi magari ci sono i cambi. E io sono un grande appassionato di musica, non magari tutta la musica dei concorrenti di X Factor, qualche genere di musica in questo momento un po' lontana da me. E mi è dispiaciuto, l'altro giorno c'era il Calà organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, è passato anche Ercomi, uno dei cantanti in questo momento più famosi, più conosciuti, soprattutto dai ragazzi, e mi ha salutato, ma stavo facendo un'intervista, mi sembra, con Tomori o con Malika Ayane, che ho mandato ieri proprio nel video del mattino. Non ho potuto salutarlo, conoscerlo, è un vecchio cuore. Cercherò magari di trovare il modo di intervistarlo sul mio canale YouTube per conoscerlo un po' di più a livello non musicale, è ben conosciuto, ma a livello di vecchio cuore rosso-nero. E a proposito di vecchi cuori rosso-neri, voglio sempre ricordarvi di andare su Spotify per il mio 7º podcast sulla storia del Milan, che sta ottenendo successo. Il 2007, mancherebbe altro che non abbia successo i gol di Pippo Inzaghi ad Atene, i gol di Pippo Inzaghi a Monte Carlo, i gol di Pippo Inzaghi a Yokohama. Pippo mio, grande idolo. Dicevo, una giornata importante oggi per me, è particolare, ma parliamo della giornata di ieri. Habemus, come dunque nomen nominis, dovremmo dire habemus nominem, accusativo, perché se sbaglio, habemus nominem, Todd Dumvalà. Chi è Todd Dumvalà? È l'avvocato di Leao. Quante volte abbiamo parlato dell'avvocato di Leao, questa figura iconica e mai conosciuta? Ieri è andato in sede, i colleghi hanno visto uscire una macchina con due figure un po' nascoste, hanno chiesto poi in sede chi, se fosse veramente l'avvocato, è stata la conferma. Paolo Maldini, uscendo, gli hanno chiesto qualcosa, è lunga e sarà lunga. Ovviamente un Paolo Maldini comunque che si è sempre detto fiducioso, vedremo come finirà. Ma un problema ieri è stato risolto. L'interlocutore del Milan dovrebbe essere proprio questo Todd Dumvalà. È un avvocato parigino, amico del padre. Ieri si era sparsa la voce che fosse saltato l'incontro perché per delle divergenze all'interno di quella parte, cioè papà con l'avvocato. Non so se sia vero, non abbiamo avuto ovviamente conferme, era una voce comunque probante, arrivava da una buona fonte, ma in ogni caso poi l'avvocato è andato. Che cosa si siano detti non è dato da sapere in maniera rigorosa, in maniera precisa. Diciamo così che ieri sera Gianluca Di Marzio è andato un pochettino nei particolari dicendo che il Milan vorrebbe offrire una cifra importante per il giocatore, ma non vorrebbe pagare la multa che lui deve allo Sporting di Lisbona. Non si sa se in 10 milioni, che è la metà dei 20 o addirittura l'intera somma. Questo, ve lo dico sinceramente, cozza un po' con quello che vi abbiamo detto e che ha detto anche e soprattutto ha sottolineato la Gazzetta dello Sport nelle firme di Alessandra Gozzini e Carlo Laudisa la settimana scorsa, quando hanno detto che il Milan avrebbe intenzione di offrire 5 milioni più pagare la parte,
sperando che sia 10, di Leao. Dove sta poi la verità? E qui andremo a indagare. Il Milan ieri non si è fatto sentire, molti hanno cercato di parlare con il Milan, non abbiamo notizie in questo senso, proveremo a sentire oggi se qualche cosa nascerà, soprattutto per essere documentati noi e per dare delle notizie intelligenti a voi, perché quello che poi è lo scopo, avere io le conoscenze ma poi trasmetterle. Allora, il Milan vuol pagare questa multa o non vuol pagare questa multa? Leao la pretende a tutti i costi oppure si può discutere? La mia sensazione è che Leao voglia nel prossimo contratto con il Milan o con la prossima squadra togliersi questo peso di 10 o addirittura l'intera somma che debba allo Sporting di Lisbona. È una sensazione che il Milan o un'altra squadra gli paghi magari anche a rate, ma tolga questo pensiero pesante che non sta condizionando, a dire il vero, Leao per quello che riguarda le prestazioni, ma indubbiamente nella sua vita questo debito è importante. Come si mette in me, come infiliamo in questa trattativa, come mettiamo in mezzo, stavo dicendo, Mendes? Quello è un altro dei misteri insondabili della vicenda. Mendes conta ancora? Conta fino a quando? Fino a dove? Dalle notizie di ieri, proprio questo Todd Dumbala fino al 2024 ha il mandato per le trattative per Leao. Quindi dovrebbe essere proprio l'avvocato. Magari cercheremo di trovarlo e fargli dire qualcosa. Gli avvocati ovviamente sono giustamente riservati nelle trattative, ma vorremmo capire qualche cosa, qualche sensazione con il Milan e con l'altra parte. Oggi ci divertiamo, ripeto, magari prima o dopo l'intervista a Fikayo Tomori, e proveremo a indagare e capire qualcosa in più, sempre che magari ci siano delle cose che ci possano dire il Milan o la parte che deve discutere col Milan il rinnovo di contratto, cioè il papà, ma soprattutto l'avvocato. Come ho ricordato ieri, una giornata di lavoro per Paolo Maldini e Ricky Massara, perché ieri è stato in sede anche l'avvocato Sébastien Ledur, l'avvocato di Lukaku, ma certamente non hanno parlato di Lukaku, ma l'avvocato anche di Lang e di Ziyech, e qui possiamo anche immaginare degli approfondimenti, anche se l'avvocato poi a colleghi ha un po' così raffreddato un po' le piste che portano appunto a Ziyech e all'altro giocatore già accostato al Milan come Lang, il giocatore belga molto interessante del Bruges, anche dal carattere un pochettino vulcanico, diciamo così. Ma quello che conta, parliamo di campo, perché oggi torna ad allenarsi il Milan. Torna ad allenarsi il Milan ed è una bella notizia, perché vedremo probabilmente, dico probabilmente, in gruppo sia Maignan che De Ketelaere e soprattutto Kjær, giocatore che è importante per gli equilibri della difesa. E apriamo una parentesi proprio su De Ketelaere, che da adesso in avanti deve riprendere un'altra carriera nel Milan. Consideriamo le prime partite un antipasto, un assaggio che lui ha regalato della sua classe ai tifosi, ma che si è regalato per capire meglio l'organizzazione di gioco della squadra, l'identità di gioco, per conoscere meglio i compagni. Penso che sia migliorato l'affiatamento, insomma De Ketelaere adesso deve partire con forza, con ferocia, deve essere un po' arrabbiato per dimostrare, senza avere troppa pressione, perché poi la pressione si trasforma in tensione, e quando la pressione, che può essere una cosa positiva, si trasforma in tensione, non va bene. Quindi mi auguro un De Ketelaere che sicuramente, secondo me almeno, avrà l'appoggio di Pioli, che lo metterà in squadra,
ma deve conquistarsi il posto in maniera autorevole per la sfida importante di Champions League contro lo Dinamo Zagabria. Anche ieri ne parlavamo a Tele Lombardia, ma di che telare il voto, qualcuno mi ha detto no, ma io gli darei 5 per questo, ci aspettavamo di più. E adesso De Ketelaere sa che la pazienza dei tifosi del Milan è infinita, però i tifosi del Milan devono avere ripagato questa pazienza. Apro questa parentesi, ho aperto questa parentesi per De Ketelaere, proprio perché voglio che ci incominci a stupire non con qualche giocata, ma con continue giocate. Mi intrigava quell'esperimento di vederlo a destra, che potrebbe essere una soluzione anche per Zagabria, con magari Pobega, Krunic o Krunic, ricordiamo che Vranx non c'è nella lista, ma già con, e quindi col Monza deve conquistare il posto o centrale o sulla fascia destra, dove, attenzione, Diaz non sta e non ha certamente demeritato. Torna Maignan, che avrebbe voluto già giocare contro il Verona, meno male che i medici e lo staff tecnico l'hanno tenuto tranquillo, perché Maignan deve tornare e rimanere lì portiere del Milan. E poi Kjær, non credo che partirà Kjær dal primo minuto, penso che ci sarà sempre Gabbia, la formazione in difesa più o meno è quella, poi con l'inserimento di Kjær chiaro che possa cambiare qualcosa, ma come ho detto ieri penso che Kalulu non lo vedremo fino alla sosta, fino al 2023 centrale, ma vedremo Kalulu sempre lì sulla fascia con alternato Gabbia o Kjær, e meno male che ci sono, in posizione centrale di fianco a Tomori, con l'inserimento, non in Champions perché non ha neanche lui in lista, di Cho. Ho rivisto ancora ieri sera i due salvataggi, soprattutto il primo, sono stati due salvataggi, soprattutto il primo, formidabili, straordinari, complimenti a come è entrato Malik Cho. Il giocatore, o ciao, chiamatelo come volete, comunque questa più o meno la pronuncia, e che ha dimostrato di avere un tempismo, una reattività, un occhio straordinari. Quindi oggi torna la squadra, Pioli non ha praticamente Ibrahimovic, non ha Calabria, non ha Selemekers, per fortuna gli altri hanno recuperato. E ora impegno contro il Monza, che, a proposito di impegni, questa sera, ma credo che metta l'allenatore Paladino le seconde linee, credo metterà le seconde linee nell'impegno di Coppa Italia, difficile ovviamente perché l'Udinese oggi è una delle squadre più in forma. Allora, abbiamo detto, oggi la mia intervista a Ficaio Tomori, che andrà su starcasino.sport, quindi una giornata, vado a conoscere un giocatore che non conosco molto personalmente, e soprattutto habemus nominem, Dumbalà, l'avvocato con il quale il Milan deve parlare per risolvere il nodo che ha confronto, il nodo di Gordio, era un nodino piccolino. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella, cercherò di andare a prendere un bel Narcomi come per intervistare un idolo di tanti ragazzi, ma soprattutto un vecchio cuore rosso-nero.